Energia Economia riparte l'appuntamento con il mondo produttivo del nostro territorio. Bentrovati a questa prima puntata nel corso di quest'anno e del prossimo. Vedremo da vicino come funziona meglio la macchina aziende della nostra regione. Un appuntamento dedicato all'economia del nostro territorio in onda su ETV e su TV Centro Marche. Ma partiamo subito con i titoli, andiamo a vedere quali sono le questioni, i nodi di cui ci occuperemo in questa prima puntata. Nonostante questa crisi noi ci siamo e vogliamo rilanciare. Il presidente di Confindustria Ancona, Giuseppe Casali, traccia gli obiettivi di TG Economia che riparte. I nodi, internazionalizzazione, innovazione, reti, alla politica, ascoltateci. Gli industriali presentano la fotografia sul lavoro nel nostro territorio, l'osservatorio sulle retribuzioni, un mondo in movimento tra imposte, obiettivi e voglia di rilancio. Supporto alle famiglie dei lavoratori che si trovano in difficoltà. Ecco Confamily Onlus, progetto nato dall'impegno di alcuni imprenditori che si apre a nuovi sostenitori. Dunque apriamo con il presidente di Confindustria Ancona, Giuseppe Casali, che traccia un bilancio per quanto riguarda gli obiettivi di TG Economia che riparte, poi i nodi di cui parliamo all'interno di questo appuntamento economico, chiaramente crisi, ma soprattutto le sfide per ripartire, l'internazionalizzazione, l'innovazione, le reti di imprese. Ma sentiamo Casali. Riprendiamo questa che è stata una bella esperienza dello scorso anno, e grazie anche al gruppo Moretti che ci ha sollecitato in questa cosa. Noi vogliamo comunque comunicare che l'impresa, o comunque il mondo economico, il mondo dell'impresa, non abbandona questo territorio. Il mondo dell'impresa vuole con grinta portare avanti quelli che sono stati i successi del passato e magari ripeterli anche per il futuro. Non sarà facilissimo, ma ce la metteremo tutta, non molleremo. Quali sono i nodi, le cose di cui vogliamo parlare di questo territorio? Ma intanto tutte le eccellenze, ne sono tante. Vogliamo parlare anche dell'innovazione che molte imprese stanno portando avanti. Sicuramente parleremo di internazionalizzazione, sicuramente parleremo anche di rete d'impresa. Questi sono i tre punti di forza su cui dovremo puntare assolutamente per il 2013 per superare, speriamo, definitivamente questa crisi che ormai dura da troppi anni. Gli imprenditori delle Marche della provincia di Ancona che cosa chiedono? Ma chiediamo attenzione prima di tutti. Chiediamo attenzione perché riteniamo che abbiamo dato e possiamo dare molto. Senza l'impresa non si va da nessuna parte, senza l'economia reale non si va da nessuna parte. Chiederemo attenzione al sociale, chiederemo attenzione all'imposizione fiscale, chiederemo attenzione al credito e quindi al sistema bancario locale e nazionale. I protagonisti di questa edizione di TG Economia saranno gli stessi imprenditori? Certo che sì. Speriamo che siano imprenditori che possano portare storie di successo e che arrivino con voglia di dimostrare che solo con il loro impegno riusciremo a portare avanti questa economia di questa nostra terra, bella terra. La fotografia sul lavoro del nostro territorio, arriva il primo osservatorio sulle retribuzioni, un mondo in movimento tra imposte, obiettivi e voglia di rilancio con i nuovi servizi. A 40 anni guadagna 1.700 euro lordi al mese e rappresenta più del 60% della forza lavoro della nostra provincia. Ecco l'operaio, anno 2012, nel nostro territorio. La fotografia è quella scattata da Confindustria Ancona che ha presentato il primo osservatorio sulle retribuzioni in provincia. Il campione analizzato comprende 7.363 dipendenti, 37 contratti collettivi, 245 aziende. Migliore la condizione degli impiegati, 2.150 euro lordi al mese, il 30% dei lavoratori. Il restante 6% sono quadri, apprendisti e dirigenti. Alcuni dati a completare lo studio. Le aziende della nostra provincia pagano gli operai un po' di più rispetto al contratto collettivo, l'1,5%. Poi il capitolo cassa integrazione, un anno di ammortizzatori per un lavoratore, significa il 40% in meno di stipendio. Dopo le cifre però vengono i servizi e allora il passo successivo alle buste paga è il contributo che si ritrova all'interno di un'azienda.
Oggi il rapporto che si fonda poi sulla correlazione occupazione-lavoro deve andare oltre forse al valore che è insito nella busta paga, nel senso che noi dobbiamo provare a costruire un riconoscimento delle competenze, del merito in una logica di sostenibilità sociale che utilizzi anche altri strumenti, e il welfare aziendale per esempio è una di queste opzioni, quindi arricchire il sistema retributivo dei collaboratori delle tante aziende locali con attività, servizi che qualifichino ulteriormente la vita delle singole persone e quindi creino una situazione di differente e miglior benessere. E dunque il costo del lavoro, il succo dello studio. Ad un valore di stipendio lordo uguale a 100 corrisponde un netto di 65 e un costo finale per l'azienda di 133, dunque il doppio della retribuzione di un lavoratore. Credo che in un paese che non riesce a risolvere il nodo del cuneo fiscale contributivo del costo del lavoro, cosa che logicamente obbliga le imprese a assicurare un salario netto ai dipendenti che forse è un terzo di quello che è il reale costo aziendale, l'attivazione di strumenti di welfare possono sicuramente facilitare la premialità e l'appagamento legittimo dei collaboratori che con impegno e con idee contribuiscono allo sviluppo delle aziende. Ed ora spazio agli eventi, gli appuntamenti del nostro territorio, ritorna all'agenda, allora do la linea a Maria Giovanna Gallo. Grazie Lucio per la linea. In questa prima puntata dell'agenda eventi del TG Economia iniziamo a parlare di Confemily. È tempo di Natale, è tempo di regali. Confindustria Ancona pensa anche ai più bisognosi e lo fa attraverso Confemily Onlus. Confemily è una fondazione che aiuta le famiglie dei lavoratori dipendenti in provincia d'Ancona che sono in gravi difficoltà economiche. A breve uscirà il bando per distribuire i primi fondi, ma tutti, aziende e privati, potranno prendere parte a questo importante progetto, donando un contributo che sarà anche deducibile dalle tasse. Vai su www.confamilyonlus.it e scopri come fare. C'è tempo fino al 20 dicembre per inviare il questionario via web per censire industrie, servizi e istituzioni no profit in provincia di Ancona. Vi ricordiamo che le imprese e le istituzioni no profit che entro il 20 dicembre 2012 non provvederanno a restituire il questionario compilato potranno essere soggette a sanzioni. Affrettatevi, i dettagli li trovate sul sito della Camera di Commercio di Ancona. Un aiuto concreto alle aziende che vogliono internazionalizzarsi. Nasce in Confindustria Ancona un SACE Point. SACE metterà a disposizione delle aziende associate i propri servizi finanziari e insieme a Confindustria Ancona organizzerà una serie di incontri formativi e informativi sul tema dell'export. Cultura umanistica o cultura scientifica? Contrapposizione o equilibrio? Se ne parlerà all'ISTAO mercoledì 19 dicembre a partire dalle ore 16 insieme a Valeriano Balloni, vicepresidente ISTAO, e Marcelo Sanchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. E per l'agenda degli eventi è tutto, a te la linea Lucio. Chiudiamo parlando dell'artigianato, sono stati premiati i maestri artigiani della nostra regione, oltre 40, quelli che hanno avuto un riconoscimento in una cerimonia fortemente voluta dalla regione che si è svolta al Teatro Feronia di San Severino Marche. Chi lavora con le sue mani, la sua testa ed il suo cuore è un artista. Le parole di Francesco D'Assisi ritornano in occasione dell'evento Il Maestro Artigiano e la Bottega Scuola che si è svolto al Teatro Feronia di San Severino Marche. Oltre 40 premiati con il riconoscimento di Maestro Artigiano.
garanzia d'ingegno ed eccellenza per il nostro territorio, che significa scarpe su misura, gioielli preziosi oppure sculture in legno. Un riconoscimento che valorizza davvero quella che è l'attività dell'artigiano, l'artigiano in questo caso che opera nel settore dell'artistico, un settore di nicchia, un settore importante che ha contraddistinto le Marche e che, come dire, oggi come oggi, a mio avviso, deve essere ancor più valorizzato. Due gli obiettivi: nuovi mercati e qualità. La prima cosa è la formazione, quindi conoscere perlomeno l'inglese, capire come sfruttare internet, ma soprattutto pensare che il nostro mercato non è più davanti casa, ma dobbiamo, e in questo la regione, le istituzioni ci devono essere vicine, trovare il nostro mercato all'estero. L'internazionalizzazione diventa fondamentale. La bottega come il luogo in cui imparare un mestiere. Ha bisogno il giovane che entra nella bottega artigianale di essere preso per mano, di grado in grado, potergli insegnare, stargli sopra, e non è una cosa semplice, diciamo, ci vuole del tempo. In arrivo da parte della regione un progetto sulle botteghe artigiane, che significa un bando in uscita a febbraio per incentivare l'ingresso di giovani artigiani. Previsto un periodo di formazione di 6 mesi, al termine del quale è prevista l'assunzione del giovane con un sostegno regionale oppure l'incentivazione di nuove imprese con il prestito d'onore, così creando un percorso virtuoso in cui l'artigiano che svolge il proprio lavoro nel settore artigianato artistico possa anche entrare in un meccanismo più ampio di offerta della Regione Marche nel suo insieme e di tutte le sue competenze, anche quelle, diciamo così, enogastronomiche, cultura e turismo. Per questa prima puntata di TG Economia è tutto. A voi da casa, come sempre, grazie di averci seguito. Arrivederci alla prossima puntata.